È stato il primo aeroplano certificato 600 kg dalla TÜV tedesca quando è entrato in commercio il Rotax 915 turbocompresso da 140 cavalli. Aveva già delle prestazioni di tutto rispetto con il 912 aspirato, col 912 iniezione, ma col 140 cavalli, grazie al motore turbocompresso e alla possibilità di andare a 10.000-15.000 piedi e fare una crociera veloce di 370 km all'ora di True Air Speed, aveva strabiliato per i suoi numeri. Grazie a questi numeri gli è stato dato il soprannome di The Monster. Ma 5 anni fa aveva il 915. Questo Monster di dietro che c'ho ce n'ha 160 di cavalli. Rotax 916. Come lo chiameremo? The Monster al quadrato, The Monster Plus, The Monster più 20, The Monster Evolution. State sintonizzati su questo video che andiamo a vedere come vola e soprattutto come si arrampica questa bestia. Ciao a tutti amici e amiche del canale e ben ritrovati in questo nuovo video di volo. Oggi, come preannunciato, sarà un test flight e andremo a volare con questo mostro, mostro al quadrato, mostro più 20, mostro evolution, chiamatelo come volete. Questa è la massima espressione attualmente della GMB Aircraft. Questo aeroplano è arrivato direttamente da Bruxelles, per l'occasione qui all'aviosuperficie il Falco in Piemonte, con un volo di circa 2 ore e mezza e tenendo un'andatura tra i 200 e i 210 nodi a 15.000 piedi. Quindi delle prestazioni incredibili per questo aeroplano. Tra un po' lo andremo a provare, ma prima incominciamo a vedere qualche dettaglio. Per prima cosa volevo ringraziare Yves e Olivier per avermi dato l'opportunità e avermi invitato a questo test flight e mi raccomando, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Bando alle ciance, andiamo a vedere, andiamo a fare il primo walk around a questo mezzo prima di metterci ai comandi e andare a provare le prestazioni di questo aeroplano. Mi aspetto una
crociera non molto diversa dal Rotax 915, anche perché come si sa 915 e 916 hanno bene o male la stessa potenza continuativa, ma mi aspetto una salita veramente stratosferica. La casa costruttrice dichiara 2600 piedi al minuto, vuol dire 13 metri al secondo, una cosa impressionante. Oggi è una giornata un pochettino ventosa e bellissima qui all'Aero Club. Intanto incominciamo a fare il primo walk around e poi ci rivediamo a bordo. Ed eccolo qua in tutta la sua bellezza, il VL3 JMB VL3 con il 916. Incominciamo a fare un primissimo walk around. Intanto incominciamo a dire che questa è una colorazione speciale, una colorazione fatta solamente su tre aeroplani. Non sono sticker, questa è una verniciatura speciale che ha combinato il grigio lucido con il grigio opaco, quindi non sono sticker, non è rappato, non è niente. Solamente per fare questa colorazione ci sono voluti 500 ore di lavoro, cioè ragazzi, veramente non so nemmeno quanto possa costare una verniciatura in più così. Guardate quanto è bella questa vernice, non so se si vede, questa è tutta verniciata, quindi c'è vernice opaca e vernice lucida, è veramente stupendo. Per quanto riguarda le ali sono la finitura e l'efficienza di quest'ala è veramente notevole, e non si vedono rivetti, non si vedono, è tutta quanta un unico pezzo di carbonio. Ci sono anche queste alette di indirizzamento flussi sulle semiali che sono state introdotte sia sulla versione 915 e 916. Ecco, adesso vi faccio vedere una particolarità dell'ala, soprattutto dei flap che sono modello split, che sono integrati all'interno del bordo di uscita del bordo di uscita dell'ala, proprio per evitare frusci aerodinamici e per avere l'ala il più possibile pulita per la crociera, l'efficienza e la massima velocità. Ecco, guardate come si vanno ad incastrare, praticamente sono un tutt'uno con l'ala, è veramente stupendo questo genere di flap e sono molto efficienti anche per frenare l'aeroplano, spettacolari. Ma continuiamo il nostro walk around partendo dall'Elica. L'Elica è una Duke quadripala, una delle migliori eliche per il Rotax 916, è abbinata ad un regolatore idraulico di passo variabile a giri costanti. Sostanzialmente a livello di struttura e di fusoliera non è cambiato molto rispetto al VL3, al VL3 normale, al VL3 912, ma ovviamente per poter accogliere il mostro che sta qui sotto è stata cambiata, sono stati rinforzati e sono stati ricalibrati i pesi affinché l'aeroplano rientrasse nel baricentro. Sicuramente ovviamente è stato cambiato tutto quanto il cofano motore, quindi tutta la parte interiore che adesso accoglie il Rotax 916 con le sue prese d'aria che vanno direttamente all'intercooler. Ecco qua, si vede bene che vanno all'intercooler, e uno scoop sotto che va direttamente anch'esso a raffreddare l'aria. Quindi dicevamo che la struttura è in Kevlar carbonio,
con sedili sempre in carbonio e rivestiti integrati. L'ala è un'ala anch'essa in carbonio con monolongherone con rivestimenti strutturali in sandwich. Gli alettoni che vediamo adesso in questo momento sono comandati da aste rigide, il timone è comandato da cavi che vediamo in questo dettaglio qua. Anche il trim è comandato sempre elettricamente attraverso i cavi. Okay, grazie ai test fatti in Repubblica Ceca sulla fusoliera, udite che questo mezzo può arrivare 15 G positivi meno 8 G negativi. Questo mezzo è stato testato per fino ad una velocità di 450 km all'ora per verificare eventuali flutter e non ha dato problemi, e grazie a questi test si è potuto dichiarare una VNE non superiore ai 340 km orari, ovviamente ground, quindi il serbatoio è di, non mi ricordo se 140 o 160, comunque 140 o 160 litri, sono ovviamente, c'è un serbatoio destro e un serbatoio sinistro che ti consentono di stare in aria più o meno per 4 ore. Quindi, considerando la velocità che ha questo mostriciattolo, qua di chilometri ne fai veramente, veramente, veramente tanti. Calcolate che Olivier mi ha detto che è arrivato venerdì da Bruxelles, quindi ha fatto Bruxelles-Torino diretto con più o meno una velocità di crociera veloce di 200 nodi. L'aeroplano è dotato di paracadute balistico e la maniglia è ben posizionata all'interno e ben accessibile all'interno dell'abitacolo in caso di emergenza. Bellissimo il canopy, veramente stupendo, che ti dà una visibilità veramente illimitata. Un accessorio che secondo me non può mancare in questo aeroplano è questo sportellino, adesso magari poi vediamo di farcelo aprire, che è lo sportellino del cargo door, che permette accesso al vano bagagli che vedete in questo momento, in quanto con questi sedili non c'è molto spazio per poter inserire borse e trolley all'interno del vano bagagli. Sicuramente questa è un'opzione che è molto 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 agevole. Questa è non si può fare a retrofit, anche se la cardlinga è lo stessa, questa porta non può essere messa nei VL3 di prima generazione, perché questa porta implica degli accorgimenti di rinforzi strutturale della fusoliera per far sì che la fusoliera non ceda. Quindi questa opzione qua bisogna per forza farla al momento dell'ordine dell'aeroplano, ma credo che sia di fondamentale importanza per poter mettere i propri bagagli all'interno dell'aeroplano. Il bagaglio è di media capienza, qua ci può stare tranquillamente 20 kg, due trolley da 10 kg, quindi 20 kg imbarcati. Ecco, questa qua è la cargo door aperta, è veramente molto comoda per poter accedere poi a tutto quanto quel bagagliaio. Ecco, qua vediamo l'ELT, qua vediamo la bombola d'ossigeno, quindi questa è veramente molto utile per poter mettere bagagli e quant'altro.
Adesso abbiamo parlato di bagagliaio, andiamo a vedere un po' com'è all'interno questo mostro. L'accesso è veramente agevole, io sono alto, però per qualsiasi persona l'accesso a questo mezzo è veramente facilitato. È un due posti con sedile in pelle, guardate che bellissima questa cucitura, stupenda. È un abitacolo veramente molto spazioso, anche grazie al plexiglass che hai una visione a 270 gradi tranquillamente di tutto quello che ti sta intorno. Poggiatesta in pelle, tutto in pelle, cuciture in pelle, veramente stupendo. Per poter entrare non c'è bisogno di mettere il piede sul sedile, basta, è veramente molto 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 agevole entrare dentro questo abitacolo. Manco a dirlo, la dominano due schermi G3X EFIS, molto bello anche il gruppo manette con trim, il pitch dell'elica e ovviamente la manetta di potenza. Qua abbiamo i parking brake, il selettore dei carburanti, queste sono gli indicatori delle due pompe, l'indicatore del flap. Al centro abbiamo il Flame Management System del Garmin, tutta quanta l'utenza dell'autopilota, le utenze radio, orizzonte artificiale di backup e radio di backup. Selettore del carrello e qua abbiamo le utenze per il master. Quindi è veramente tutto bello ordinato, si arriva facilmente ai comandi, veramente molto facilmente, e la seduta è direi un pochettino agliantistica, quindi si sta veramente molto 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 comodi anche per dei viaggi di 4 ore, e quindi è proprio un mezzo che è fatto per macinare chilometri. Guardiamo dietro, qui ovviamente abbiamo l'attivazione lo switch dell'attivazione dell'ELT. Qui abbiamo la possibilità di attaccare l'ossigeno, perché questo aeroplano, almeno GMB dice che diceva che con il 915 il livello di volo ottimale era 18.000 piedi, veramente sono veramente tanti, e ricordiamo che per legge sopra i 12.000 bisogna avere l'ossigeno. Infatti questo mezzo è anche dotato di bombola d'ossigeno, luce di cortesia. Direi che come walk around credo che abbiamo detto tutto quanto. Non ci resta che andare in volo a provare questo mostro in volo, e vediamo. Non mi aspetto grosse differenze rispetto al 915 in termini di velocità di crociera, mi aspetto un ratio di salita veramente veramente incredibile. Quindi chiudiamo il cockpit, accendiamo il motore e andiamo in volo, ma il volo lo vedremo in un prossimo video, quindi stay tuned sul canale.